Mi presento, sono Francesco Angotti, brand ambassador di Gymmare Vanguard dalla Spagna. Vanguard è l'azienda che produce non solo Gymmare ma anche altri prodotti. Staremo qui questi 3 giorni con il nostro stand, quindi se avete bisogno di domande dell'uccidatrice dopo la masterclass o volete provare i nostri prodotti, siamo lì. Siamo con Luciano e Mariana, quindi siamo felicissimi di attendervi. Stasera parleremo di Gymmare. Allora, la storia di Gymmare. Gymmare sono due persone, Alfonso e Antonio, sono due persone spagnole che sono la terza generazione di produttori di gin e decisero di produrre un gin che non fosse il gin della precedente persona che ha prodotto il gin, che era il padre di Antonio e dello zio. E quindi iniziarono a fare delle ricerche. Che facciamo? Decisero, facciamo un gin catalano. Dissero no, Catalogna, la gente forse è un posto troppo piccolo, non sono interessati. Facciamo un gin spagnolo. E pensarono la stessa cosa. Quindi cercarono di ampliare un po' il loro studio e decisero di produrre un gin che rappresentasse il Mediterraneo. E quindi nasce Gymmare. Quindi l'ispirazione di Gymmare è il Mediterraneo, però non solo il Mediterraneo in se stesso, è la vita, e il lifestyle mediterraneo che vogliamo rappresentare con questo gin. Tutti sappiamo che il Mediterraneo ha uno stile di vita diverso dal resto del mondo. Sappiamo che il Mediterraneo siamo tutti un poco più tranquilli, il clima, condividere le cose con le persone. E quindi la missione che ebbero fu di distillare il Mediterraneo in una bottiglia. Ovviamente abbiamo dei valori che rappresentano Gymmare. Questi valori per noi sono molto importanti perché rappresentano la vita del Mediterraneo. Sono ovviamente lo stile di vita, la gastronomia, la fuga e il clima. Se andiamo a vedere questi valori dettagliati, se parliamo dello stile di vita, praticamente vogliamo rappresentare l'amore delle persone del Mediterraneo che hanno per il buon mangiare, il buon bere. Sempre stiamo cercando gli ingredienti perfetti per fare le nostre ricette perfette. Quindi questo è uno dei valori più importanti che vogliamo rappresentare con Gymmare, lo stile di vita mediterraneo. Il secondo valore ovviamente è la gastronomia. La gastronomia perché Gymmare ovviamente è considerato un gin gastronomico e vogliamo rappresentare ovviamente la ricerca sempre di metodi di nuove ricette, di nuovi metodi per preparare le nostre ricette. Finalmente abbiamo la fuga. La fuga ovviamente noi vogliamo rappresentarla, sconnettere per connettere, sconnettere dalla vita quotidiana che abbiamo tutti i giorni per connettere con il Mediterraneo. E questo lo facciamo con Gymmare perché non dobbiamo essere nel Mediterraneo per sentirci mediterranei, possiamo essere in qualsiasi posto del mondo con degli amici, rilassati in un bar, in una terrazza, condividere un buon momento con un buon cibo, un buon gin tonic e in questo momento stiamo vivendo una vita mediterranea. Quindi questo per noi è la fuga, scappare dalla routine quotidiana per rilassarci e vivere questa vita mediterranea. E infine c'è il clima che non è inteso come clima in se stesso, però è come condividere esperienze e fare networking insieme, creare questo ambiente che noi consideriamo che sia mediterraneo. Infatti, in Casa Vanguard noi diciamo sempre che il Mediterraneo non è un posto, ma è un atteggiamento. Se andiamo a vedere la produzione di Gymmare, Gymmare è prodotto in Spagna, tante persone pensano che Gymmare è italiano, però Gymmare è prodotto in Spagna, in un paesino che si chiama Villanova e la Geltrù, è un'ora più o meno da Barcellona e si trova nella zona del Penedès. La zona del Penedès è una zona molto famosa in Spagna perché è la zona dove si producono tutti i migliori cava di Spagna per il terroir che hanno, che è molto particolare. Nella nostra distilleria abbiamo una piccola cappella del XVIII secolo e in questa cappella abbiamo il nostro alambico fiorentino di 250 litri. Con questo alambico produciamo tutti i single distill che usiamo per fare il blend di Gymmare. Sì, sì.
mare in Spagna è lo stesso nome in italiano, quindi è mare, mare, sì. Allora, nella nostra cappella del XVIII secolo abbiamo questo alambico fiorentino di 250 litri che si usa per distillare le botaniche di Gimmare. Come distilliamo le botaniche di Gimmare? Tutte le botaniche che ha Gimmare sono distillate separatamente. Sono macerate in soluzione idroalcolica da 24 a 36 ore e poi vengono distillate. Soltanto gli agrumi vengono pelati manualmente e vengono macerati in alcol per 48 ore insieme, poi vengono distillati insieme. Alla fine, ovviamente, di queste distillazioni abbiamo un master blender che compone le varie percentuali di ogni botanica che è presente in Gimmare e finalmente abbiamo il nostro prodotto finito. Se guardiamo la bottiglia da questa parte, c'è una frase che dice «Collezione d'Autor». Con questa frase vogliamo rappresentare un processo abbastanza particolare che facciamo in Gimmare, perché anno dopo anno noi non possiamo mantenere sempre lo stesso sapore del gin, perché gli ingredienti che usiamo sono naturali. Quindi il master blender lavora in questo modo. Noi abbiamo la prima distillazione di Gimmare, che è stata la prima 10 anni fa, c'è l'ultima dell'anno precedente, e il master blender con queste due distillazioni che abbiamo cerca di avvicinarsi sempre di più a queste due, in modo che abbiamo un prodotto più o meno costante. Però ovviamente anno dopo anno, secondo il tipo delle botaniche, come è stato il clima e le erbe, ovviamente può cambiare un pochino. Il cambio è minimo, ovviamente solo gli esperti possono rendersi conto di questo cambio, però con questa frase vogliamo spiegare ovviamente al consumatore che può succedere. Quali sono le botaniche di Gimmare? Allora, le botaniche di Gimmare, ovviamente abbiamo delle botaniche classiche, che sono ovviamente il ginepro, il cardamomo verde, i semi di coriandolo. Abbiamo due tipi di arancia, l'arancia dolce e l'arancia amara di Valencia, di Siviglia, e poi abbiamo i limoni di Lleida, della Spagna. Per rendere questo prodotto particolare e dargli questo tocco mediterraneo, abbiamo provato più di 45 botaniche mediterranee distillate separatamente per alla fine decidere le quattro più importanti che secondo la marca rappresentano il Mediterraneo in se stesso. La più importante, che è quella che dà il sapore di sapidità a Gimmare, è l'oliva alberchina. L'oliva alberchina è un'oliva spagnola, che è l'unica oliva che ha la denominazione di origine in Spagna. È un'oliva piccolina, ha un sapore molto sapido, è molto particolare perché è verde, è amara, è dolce, ha sapore a non ricordo la parola in italiano, a mandorla, ed è praticamente la botanica principale, la botanica regina di Gimmare, che gli dà questo sapore inconfondibile. Poi abbiamo altri tre ingredienti, che sono le altre tre botaniche mediterranee. Uno è il basilico italiano, poi abbiamo il timo della Turchia e il rosmarino della Grecia. Se noi mettiamo tutte queste botaniche nella mappa del Mediterraneo, vediamo che copriamo tutta la fascia del Mediterraneo, quindi ritorniamo al discorso iniziale, che dicevo che noi non vogliamo rappresentare l'intera fascia del Mediterraneo con questo prodotto. Scusa, non sento. Sì. Perché, come ho detto prima, sì. Allora, prima di tutto perché volevamo rappresentare l'intero Mediterraneo. Poi ovviamente si è fatta un research, abbiamo scoperto che ci piaceva di più il rosmarino della Grecia per l'aroma e le caratteristiche organolettiche che aveva. Poi abbiamo scelto il basilico italiano proprio perché abbiamo fatto questa prova di 45 differenti tipi di botaniche distillate separatamente. Una volta provate siamo arrivati alla conclusione che queste messe insieme in un blend davano il prodotto che noi volevamo. Certo. Sì. Sì.
No, la questione non è di marketing, era di concetto, perché volevamo rappresentare tutto il Mediterraneo. Il Mediterraneo non è solo Italia, il Mediterraneo non è solo Spagna, non è solo Grecia, sono tutti i paesi insieme. Quindi questa fu la cosa principale per la quale decidemmo di scegliere le botaniche in diversi paesi che coprissero tutta la fascia mediterranea, non solo una parte. Bene? Ovviamente è più facile, sicuramente, però se vuoi rappresentare una cosa comunque devi impegnarti un pochino a renderla fattibile, credibile. Sicuramente. Sì, perfetto. Io penso che un poco il successo di Gimare è dato perché siamo stati i primi a produrre un gin mediterraneo, quando ancora non c'era questa categoria. Ovviamente adesso ci sono tanti altri gin migliori o peggiori, però siamo stati comunque i primi ad avere questo concetto e probabilmente le persone hanno capito che volevamo rappresentare uno stile di vita e non solo un liquido. Sono adesso 10 anni, 11 anni quasi, quindi sì. Perfetto, quindi botaniche, che rendono speciali queste botaniche di Gimare? Per me è il processo di pairing. Parliamo di gastronomia e ovviamente sapete che Gimare è sponsor di Fifi Best Restaurant, tanti chef collaborano con noi, perché? Prima di tutto, per spiegare cos'è un pairing, sappiamo che noi per avere un sapore di qualcosa usiamo i nostri 5 sensi. L'80% di quello che noi captiamo di qualsiasi ingrediente viene dall'odore, quindi l'aroma. E un pairing è questo, un pairing è quando due ingredienti hanno uno o più aromi in comune. Cosa succede con Gimare? Gimare ha delle botaniche particolari in confronto agli altri gin, che sono ovviamente l'oliva, il timo, il rosmarino e il basilico. Queste botaniche danno a Gimare un range più grande di pairing. Quindi se calcoliamo che un gin classico ha le botaniche classiche, avrà i suoi aromi e si potrà miscelare con degli ingredienti che ci hanno questi aromi in comune. Avendo queste altre 4 botaniche, Gimare si può abbinare a molti più sapori di qualsiasi altro gin, quindi per questo ci consideriamo un gin gastronomico. Se noi vediamo l'analisi delle botaniche di Gimare, mi dispiace che non potete vedere l'immagine, queste 4 botaniche mediterranee aumentano di un 60% la possibilità di pairing con altri ingredienti, che possono essere dalle ostriche al vino, a un altro liquore, a un contrò, a un pane bruciato, a una cipolla. E quindi ci permette di giocare di più sugli ingredienti, non solo a livello liquido, ma anche a livello solido. Per questo siamo considerati un gin gastronomico. E penso che questa sia la cosa più interessante di Gimare. Oggi sono quasi 11 anni che siamo nel mercato e al 10° anno di Gimare è nato un nuovo prodotto che si chiama Gimare Capri. Ovviamente è un'edizione speciale che è stata creata per il 10° anniversario. La base di Gimare Capri è la stessa base di Gimare, solo che in questa bottiglia abbiamo voluto rendere omaggio all'isola di Capri, perché per noi rappresenta tantissimo il Mediterraneo. Quindi le arance e i limoni spagnoli sono sparite e si è aggiunto il bergamotto e i limoni di Capri, quindi un prodotto molto più agrumato. E le note erbacee che abbiamo all'inizio del Gimare qui le abbiamo alla fine del prodotto. All'inizio abbiamo una nota fortissima di bergamotto e il limone,
mentre col gin mare succede il contrario. All'inizio abbiamo queste note fortissime di rosmarino, timo e basilico e alla fine captiamo gli agrumi. Domande su questo? Perfetto. Gin gastronomico, abbiamo avuto tantissime collaborazioni con chef. Ines Rosales, che è un'azienda spagnola che fanno panificano, hanno fatto un crackers mediterraneo con gin mare. Se siete stati con noi nello stand, c'è un olio gin mare che è stato fatto da Castillo de Canena, che è un olificio duecentenario della Spagna. Hanno usato l'oliva alberchina, che noi usiamo per produrre gin mare, l'hanno macerata con basilico, timo e rosmarino e hanno prodotto quest'olio per usare per i cocktail, buono per le snapper e altre cose. E altre collaborazioni che abbiamo fatto nel tempo con altri chef abbastanza rinomati. Come beviamo gin mare? A me piace sempre spiegare il gin tonic, perché tante persone dicono ci vuole tanto ghiaccio, ci vuole poco ghiaccio, che bicchiere devo usare, che decorazione devo usare, che ci devo mettere. Per noi il gin tonic perfetto è un bicchiere abbastanza capiente, può essere un bicchiere da vino, un bicchiere ballon, un tumbler grande, pieno di ghiaccio. Ovviamente più ghiaccio abbiamo, meno il ghiaccio si scioglie. La porzione esatta per noi è 50 ml, che è il tappo di gin mare, non so se tutti lo sapete, ma questo tappo è un jigger, quindi sono 50 ml, la porzione perfetta per un gin tonic, e 200 ml della nostra tonica preferita. Ovviamente il nostro perfect pairing for gin mare per noi è la tonica 17-24, perché crediamo che sia perfetta per il prodotto. E come garnish, io personalmente preferisco il rosmarino, però il timo, il basilico, l'arancia vanno benissimo. Sconsiglio tantissimo il limone per il gin mare classico, ovviamente lo consiglio per Capri, perché avere il limone di Capri ci sta benissimo, anche il timo. E poi altri cocktail fantastici col gin mare, possiamo andare sul Dirty Martini, sul Gin Fizz e altri. Domande? Fogliolina di menta. Allora, le garnish sono sempre personali. A me menta non la consiglio, però poi sono sempre gusti personali. Anche sulla tonica, possiamo consigliare una tonica, però le persone magari piace una tonica con una bolla più forte, una bolla più leggera, una tonica con il chinino forte, con il chinino più leggero. La menta ci può andare, non la sconsiglio. Però preferisco il basilico, che comunque è un'erba balsamica come la menta, però diciamo che già esserci nella distillazione accentua un pochino il sapore del basilico e va benissimo con il gin mare. Perfetto, va bene, se ti piace più speziato possiamo mettere l'arancia stellato, magari ci va bene anche una cannella. Puoi provarlo anche con rosmarino e arancia. È tutto fare delle prove e vedere quello che ci piace di più. Va bene pure, perfetto. Sì. Altre domande sulla produzione? Cocktail? Sì. Allora, l'abbiamo usato per tantissimo su marinature, l'abbiamo usato tantissimo su dolci, stiamo facendo delle prove con Fabrizio Fiorani su dei gelati alcolici al 20%. Io ci ho fatto un tiramisù. Cucinare magari per sfumare qualcosina sì, perché poi alla fine sappiamo che se lo usiamo con il calore e l'alcol se ne va, rimane il sapore, però per far rimanere il sapore del rosmarino e delle altre botaniche che ci sono dovremmo mettere una quantità assurda e farle evaporare, quindi sarebbe un po' difficile, però nelle marinature funziona bene, con i dolci tantissimo. Io penso che già questo qui è un
è un gran aiuto per un gin, diciamo. Gin Mare? Allora, noi siamo il sesto gin più venduto al mondo, super premium. Penso che i primi sono, sì, sempre Bombay Sapphire, Tanqueray, Hendrix e poi c'è Gin Mare. A livello di trend e di vendita più o meno siamo lì, sia nel mondo che in Europa. Italia è per noi il paese numero uno, la Germania è il numero due. Ovviamente siamo uno dei gin trend numero 4 al mondo, quindi siamo abbastanza posizionati bene. Se calcoliamo che è un'azienda molto molto piccola con due proprietari, non va così male. No, siamo il quarto gin super premium più venduto. Bombay Sapphire, Penn, credo, Tanqueray, Hendrix. Tanqueray. Sì. Il Gordon è una categoria a parte, sì. Altre domande? Ok, io vi ringrazio a tutti per essere stati qua, scusate di nuovo per il ritardo, ci vedremo in questi giorni nello stand, così vi faremo provare i prodotti, ve li spiegheremo un poco meglio. Mi dispiace di nuovo per il problema tecnico, però ci vedremo in questi giorni, grazie.